Ciao ragazzi, benvenuti. Quest'oggi voglio parlarvi di un'applicazione interessante per le email per Android. Quindi, amici di androidblog.it, si chiama Aqua Mail ed è possibile scaricarla in versione gratuita, inserendo al massimo due account, oppure nella versione full, quindi inserendo gli account di posta che volete. È molto interessante, non tanto perché comunque ha una buona ricezione delle email in push, funziona molto bene, eccetera, eccetera, eccetera. Ma perché, vabbè, ci permette di salvare le varie i vari destinatari e quindi non mettere ogni volta mostri immagini, mostri immagini, mostri immagini, e come spesso mi succede, e soprattutto ha la possibilità di far vedere la mail tutta su una stessa pagina. Infatti, vedete che io ora devo andare a destra e a sinistra, che sarebbe la cosa classica che mi succede quando mi arriva una mail su un cellulare Android. Però cosa succede? Che questa mail, questo client email che è fantastico, mi permette di fare il rimpicciolimento di tutta la mail su una sola pagina e poi di andare a ingrandire solo magari i punti che io voglio andare a vedere in più o in meno. Questa è una chicca perché risolve quel fastidioso problema che io finalmente sono riuscito a risolvere, che sarebbe quello di non far vedere tutta la mail sullo schermo del proprio smartphone Android. Infatti, essendo un'applicazione esterna, questa applicazione può essere installata su tutti i dispositivi, non solo sul mio Alcatel o sul mio S4 che avevano questi problemi, ma anche su tutti gli altri dispositivi Android che presentano lo stesso problema sul client mail originale che si ha sul telefono. Bene, direi quindi che tutto per quanto riguarda questo AquaMail. Qui possiamo, abbiamo le varie impostazioni, ma non sto qui a dire perché praticamente sono le stesse che in genere si hanno su qualsiasi client mail, applicazione esterna oppure stock di produttori. Quindi direi che tutto per questo AquaMail è interessante, anche gratuito, quindi buono per chi vuole risolvere questo fastidioso problema come me. Ciao a tutti gli amici di Android Blog, ci vediamo alla prossima!